Fino all'anno scorso conducevo una vita normale. Vivevo nel posto più bello del mondo, la mitica Brooklyn, con due super genitori. Ed ero appassionato di scienza e supereroi. Ma quando in un attentato ho perso mio padre, tutto è cambiato. Io non riuscivo a crederci. Peter Parker e sua zia May mi hanno aiutato. E anche Spider-Man, che ho poi scoperto essere Pete. Assurdo, no? Poi ci fu la crisi del respiro del diavolo. Un vero e proprio incubo. Tutti i nemici di Spidey erano sul piede di guerra. Ho cercato di aiutarlo, a modo mio. E alla fine... sì, assurdo. Un ragno mi ha morso. E sono, cambiato. Non volevo spaventare mia madre e ho chiesto a Pete. E ora... siamo ufficialmente Spider-colleghi. Lui mi sta insegnando il mestiere del supereroe e sono diventato bravino con le ragnatele. Faccio ancora fatica a destreggiarmi tra questa vita e quella normale. Scuola, amici, la nuova casa. Ci siamo appena trasferiti ad Harlem, ma non vedo l'ora di scoprire cosa mi riserverà il futuro.
Gracias, chico. De nada. Che figata incredibile. Ti aiuto. Grazie. Di niente. Ehi, pensi di aggiungere anche il nuovo Spider-Man? Il ragazzino? Sì, forse. È che preferisco l'originale, sai? Sì, lo so. Senti, la bodega di Theo è qui vicino. Sì, in segno gialla più avanti. È facile. Grazie. Bel lavoro, comunque. Ma lascerei uno spazietto per l'altro. Non si sa mai. Voglio. Andiamo. Ehi, Pete, sto arrivando. Ho perso il convoglio? Ancora no, stanno controllando gli ultimi detenuti. Deve essere una soddisfazione veder tornare al raft i tizi evasi l'anno scorso. Altro che. Il raft è un pugno in un occhio, ma è sicuro. Spero solo che abbiano reso a prova dei Doc. Speriamo. Ok, ti ho quasi raggiunto. Arrivo. Meglio dire a mamma che farò tardi. Hai la lista della spesa? Ehi, mamma! Sì, ma la bodega aveva finito il latte di cocco. Provo in un negozio in centro. Ah, grazie. Ma evita Midtown. Il trasporto detenuti ha bloccato il traffico. Ah, già, hai ragione. Ci vediamo a cena. A dopo. Cavolo! Ma come fa Pitt a tenere segreta la sua identità? Mi stressa da morire. Calma, rilassati. Devi solo aiutare Spider-Man a proteggere un trasporto detenuti. Puoi farcela. Inspira, espira, rilassati. Sei qui? Mi sto solo sparando un caffè. Come fai a bere? Con molta, molta attenzione. Ok, si va. Qui Helix-2 con carico pesante. Ricevuto Helix-2, vi vediamo. Sembra una grossa operazione. È chiaro. L'anno scorso sono evasi a centinaia dal raft. Ora vanno riportati dentro. E la polizia non vuole rischiare. Specialmente col nostro ospite d'onore. Rilevo molte interferenze. C'è uno dei tizi che ha aiutato Doc Ock. Credo di sì. Forse Vulture, forse Scorpion. Forse qualcuno di più grosso. Direi abbiamo un problema. Aspetta, Miles. Lascia tranquillo, Pete, ci penso io. Miles, no! È sicuro! Helix 2
proiette. Miles! Il peso è sbilanciato. Regia 236. La cloche non risponde. Pronti all'impatto. Helix 2 è impicciata. Helix 2 precipita. Tenersi, tenersi. Helix 2 a terra. Nessuna vittima. Carico compromesso. Squadra intervento inviata. Resistete, Helix 2. Pete, mi dispiace, io non volevo. Tutto ok, tranquillo. Dobbiamo solo contenerlo. Che succede a questo? Ciao, bei ragnetti. Lascia me, Rhino. Tu invece pensa a fermare gli evasi. Sì, ok, d'accordo. Prossima fermata, Dolore. Pete non mi affiderà mai più una missione del genere. Bel lavoro con quell'elicottero, Pirello. Sei un vero eroe. Ehi, gente, che ne direste di una pausa? Eh? Ne potremmo parlare con calma, che ne dite? No? Ok. Oh, sarà un vero spasso! Corrichiamoci! Andiamo dalle tue parti! Quasi sistemato! Quasi sistemati! Non ci penso a scappare! Non posso deludere, Pete. Devo riprendere il controllo. Vai, che braccio! Tocchi a posto! Sei un campioncino in erba! Ti aspetta una grande carriera! Ti state attivando! Dove sono le strade, Spider-Man? A dire il vero... terrificanti! Ah, Natale a New York! Non avevo mai visto quel bestione da vicino! Prendetelo! Una vera opera d'arte! Definizione discutibile! Alexi, musica natalizia preferita? Niente dopo il 1964! Bellissima! La mia è... Wow! Cioè, wow! È la fine per te! Ho preso le chiavi, via! Avanti, dobbiamo andarcene! Miles, mi serve una mano qui! Sei libero? Alexi, quest'anno le feste ti hanno fatto un brutto effetto! Cavolo! Arrivo. Andiamo da mangiare. Vacca, vacca! Ma che cosa... Oh, ehi, scusate, buon Natale! Pete, da 1 a 10, come stiamo andando? 10 per lo spettacolo, 1 per il controllo dei danni. Domani il Bugle farà scintille, fidati! Se nessuno si farà male, sarà già un miracolo.
no, la festa d'inverno! Beat, la situazione sta sfuggendo di mano! Non pensarci neppure. Lo fermeremo, dobbiamo solo lavorare insieme. A proposito, ti dispiacerebbe darmi una mano qui? Sì, sì, ci sono! Ok, Pete! Ti aiuto io! Portalo via, cowboy! Oh no, non il centro commerciale! Veniti forte, ragnetto! Spider-Man! Ehi! Mi serve aiuto! Ehi! Arrivo subito! Sei salvo? E al sicuro? Anche tu! Non hai un hobby che si chiamino distruttivo! Mi piace andare a testa sul Volga! Sembrerebbe carino! Il potere di vita e di morte, bambino, mi eccita! Bambino! Preso! Via da qui! Presto! Grazie! Prego! Non toccare i bambini! No! Ho passato gli ultimi 6 Natali chiuso dentro 9 metri d'acciaio! Ma quest'anno voglio proprio divertirmi! È una minaccia! Troppo poco. È una fragile minaccia! Troppo facile. Forse è una mente fragile! Oh! Ehi, Jonah! Venga solo! Molto natalizio! Minaccia. Un'inutile, infeda, incontrollata minaccia! Già, qui! Proprio qui! Dio, non destarsi, ormai è tardi. Ciao, mamma! Proprio qui! Dio, non destarsi, ormai è tardi. Ciao, mamma! Sì, il latte di cocco! Lo sto ancora cercando! È un po' complicato! Stai correndo? Sì! Proprio qui! Dio, dove stai? Ormai è tardi! Ciao, mamma! Sì, il latte di cocco! Ciao, mamma! Sì! Proprio qui! Dove stai? Ormai è tardi! Ciao! Proprio qui! Dove stai? Ormai è tardi! Sì! Proprio qui! Dio, dove stai? Ormai è tardi! Ciao, mamma! Ciao, mamma! Proprio qui!
Sì, il latte di cocco. Lo sta ancora cercando. È un po' complicato. È corretto? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mirami, non sei altrimenti rosso. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma te chiedo mucho. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Stai correndo? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sei altrimenti rosso. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma te quiero mucho. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Sei corretto? Sì, scusa. Proprio qui. Dove stai? Ormai è tardi. Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Stai correndo? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Avanti! Mira, amico, non sei altrimenti rosso. Prendi il latte e rientra, per favore. Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Sei corretto? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sei smentito. Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Sei corretto? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sia smentiroso. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma te quiero mucho. Io también. Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Sei corretto? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sei smentiroso. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma... Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Stai correndo? Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Dobbiamo sguagliarci. Mira, amico, non sia smentiroso. Prendi il latte e rientra, per favore.
mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Stai corretto. Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sei a smentirosso. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma te chiedo... Ciao, mamma. Sì, il latte di cocco. Lo sto ancora cercando. È un po' complicato. Stai corretto. Sì, scusa. Rischio di perdere il treno. Mira, amico, non sei a smentirosso. Prendi il latte e rientra, per favore. Sì, ma te chiedo mucho. Io también te quiero. Ora o mai più, Miles. Dobbiamo fermarlo. Arrivo. Alziamo la temperatura! Oh, male, male, molto male! Pete, stai bene? No! Oh, no, no, no! Sto bene! Faccio io! Viene da te! Preparati! Ok, sì, forse mi serve un minuto. Un consiglio per la polizia. Non portate i lanciarazzi insieme ai detenuti. Anzi, meglio ancora, non portateli e basta, ok? Non fare di meglio, Lexi. No. Ok, questo è... Vattene, Spider-Man. Sei solo dentro. Ehi, voglio solo aiutare. Aspettavo questo momento. Altri lassù. Subito giù! Fine della corsa! Qui è il caos! La polizia e gli evasi si stanno sparando! Aiuta la polizia! Io posso ancora cavarmela! Per un po'! Pete, conta su di me! Devo fermarli! Hanno invaso il ponte! Resisti, tieni duro! Questo lo fermerà! Spider-Man, stai bene? Questo Spider-Man è rotto. Vorrei cambiarlo con uno nuovo. Ah, questo.
Miles, vattene via. Ehi, devi stare indietro. Che cos'era? Com'è possibile? Elettroliti? Gamma di induzione elettromagnetica? Sei sopravvissuto al tuo mentore! Sono sorpreso! Il tuo vero sorpreso è sentirti usare parole più articolate di spacca e rompi! Vale, non farei più... Senti, giù! Tu sei un degno avversario, tappeto! I complimenti non ti salveranno, Lexi! Non mi puoi fermare! Hai demolito mezza città! Non ti interessa! Yeah! 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 Yeah!
finale sarebbe un gran bel regalo di Natale se restassi a terra. Sei vivo? Più o meno. Ragazzi, wow, ma... wow. Simon Krieger, capo sviluppo della Roxxon Energy. È un piacere. Piacere? Scusa, ci è finita la palla nel tuo cortile? No, vi devo un favore. Abbiamo appena rilevato la proprietà e dovevamo comunque demolirla. Ma siete stati i più veloci di noi. Vi ringrazio. Entrambi. Hai steso Rhino da solo? Farai strada, ragazzo. Grazie, ma è ancora pericoloso. Nah, ora lo diamo alla polizia. Sapete, a volte penso che questi soldati non servano, ma poi succede questo. Oh, il dovere chiama. Ehi, è stato un piacere conoscervi. L'alba del futuro. Pronto? Ehi. Ha ragione lui. Sì. Andiamocene. Beh, ci penserà la polizia. Beh, ecco. Sì. Grazie. Sì, grazie, ok. Infinite. Bioelettricità. Wow. Lo devo ammettere, sono un po' geloso. Ehi, senti, l'originale è sempre il migliore. Ma testiamola domani. Analizziamo il voltaggio. Cavolo, sì, scusa, volevo dirtelo prima, ma purtroppo devo andare via per qualche settimana. È una specie di scherzo, Pete. No, MJ lavora oltreoceano per il Bugle e ha detto che le serve un fotografo. Sarà una specie di vacanza per noi. Oh, cavolo. Senti, non so se posso cavarmela da solo. Oggi l'ho combinata grossa con quell'elicottero. Ma poi ti sei rifatto alla grande. Mi hai salvato le chiappe, Miles. Solo fortuna. Ehi, io me la sono cavata per 8 anni senza aiuto e ho perso il conto dei disastri che ho combinato. Ma è così che si impara. Questo cos'è? Un regalo di Natale. Però prima serve il giuramento. Ah. Ok. Io giuro di fare tutto il possibile per proteggere la città. Sì, lo giuro. Bene. Di certo non l'ho inventato ora. A presto, Spider-Man. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. L'unico Spider-Man di New York. Non devo rovinare tutto. Ehi, Genki! Ehi! Rhino! Cosa? Già, dove sei? Sei riuscito a entrare in casa? Sì, mi ha aperto tua madre. Ho svuotato i bagagli per terra. Ora sono al parco a fare 2 passi. Ah, ottimo! Passa dall'anfiteatro. Devo mostrarti qualcosa.
C'entra col ragno. Ti prego, dimmi che hai preso un pezzo del corno di Rhino. Ho visto delle foto del combattimento. Pazzesco! Sì, c'entra col ragno. Ma è molto meglio di un corno. No, oh, adoro la suspense. Arrivo! Ehi, ehi, ehi! Un attimo! Dove vai? Fermo! Grazie per la presenza continua, Spider-Man. Vuoi salutare mio figlio? Sei il migliore! Ehi, hey, Spider-Man! Shalom! Ormai ti si vede spesso in giro. Ehi, come vanno le cose? Questa neve mi ha stufato. È mai stato bellissimo conoscere. Ehi, hey, Spider-Man! Felice Genki all'occhio! Genki mi starà aspettando all'anfiteatro. Ehi là! Anche quest'anno la messa di mezzanotte. Che si rivede? L'uomo del popolo! Non riesco a scrivere. Spider-Man! Il figlio voglia una console. Nottambulo come ciao. Me. Qui c'è lo zampino. Ah. Ehi, ma cosa? Oh, sei Spider-Man! Siamo, è ora di ritornare Felice Hanukkah! Taxi! Ehi, grazie per la visita notturna. Andiamo, per un po' di neve che sarà mai. La mia prima adesso. Muovetevi! Abbiamo tutti da fare! Aiuto! Permesso, Spider-Man in arrivo. Non credo che mi ci abituerò mai. Ehi, ehi, guarda. Regalo di Natale da Spider-Man. Aprilo. Bello. Provalo. Ti copro io. Ok, ci sto. Beh, mai visto nessuno cambiarsi a Central Park? Ok. Come mi sta? Wow. Miles Morales, congratulazioni e benvenuto al tuo primissimo super costume. Vai a Nord per la seconda parte del tuo regalo. Questo è solo metà regalo. E dov'è l'altra metà? Ti avviso quando la trovo. Benvenuti a Solo i fatti insieme a me, il conduttore che non ha paura delle verità scomode, J. Jonah Jameson. Cosa? Pete ha impostato in automatico il programma di Jameson. È masochismo puro. Brutte notizie, amici ascoltatori. Il mio speciale di beneficenza natalizio è stato annullato a causa del caos provocato dai vigilanti mascherati. Ci sarà qualcosa di meglio. Ah, di questo ho sentito parlare bene. Ciao a tutti, sono DaniCast e questo è DaniCast, il programma dedicato agli eroi di tutti i giorni. Nella puntata di oggi parleremo di agenti di borsa, scuole private e della persona che ha inventato la riproduzione automatica dei video in rete. No, ovviamente parleremo dell'impresa dei due Spider-Man che hanno sconfitto Rhino. Ok, sono ufficialmente un fan di DaniCast. Yeah.
Il posto è questo. Pete ha lasciato diverse attrezzature. Miles, preparati alla tua prima sfida di addestramento olografica. Queste sfide sono sparse in tutta la città e ciascuna è incentrata su una nuova mossa o tecnica. Questa è incentrata sull'improvvisazione acrobatica. Forza, mettiti in posizione. Olo addestramento? Non posso crederci. Primo, combattimento aereo. Affronta i nemici obbligandoli a seguire le tue regole per ottenere un vantaggio. Ora prosegui con un attacco in più. E ora un classico. Il calcio in oscillazione. Questa olotecnologia è incredibile! Con le componenti giuste potrei renderla portatile! Stato attacco! Fai volare quei nemici, Miles! Elaborazione tattica... Ehi! Prendi! Un'altra abilità chiave, il disarmo. Gli avversari disarmati sono meno pericolosi e spenderli con le loro stesse armi dà una gran soddisfazione. Doppio vantaggio. Ora combiniamo queste due mosse.